Allora, buonasera a tutti, siamo qui nel salottino letterario di Elementi, che insomma è aperto, che avrà degli eventi tutti i giorni fino a sabato, dalle 6:30 più o meno alle 8. Questa sera abbiamo qui Paolo Battista e Pierangelo Consoli, che sono due ragazzi, entrambi campani. Paolo in particolare è proprio di Avellino, insomma vive a Roma da un po' di anni, perché come tanti ragazzi di questa provincia è stato costretto ad andare via sia per motivi di studio che per motivi artistici, insomma, e culturali. La rivista si chiama Pastiche, è una rivista indipendente che viene distribuita principalmente a Roma, ma anche in altre città d'Italia. Adesso ci racconterà meglio Paolo, insomma, la distribuzione e che cos'è soprattutto la rivista Pastiche. Allora, diciamo che sì, è un indipendente. È una rivista che è uno spazio condiviso, Pastiche, una rivista che nasce nell'ottobre del 2011 e dopo averci sperato tanto, perché insomma è difficile pure pensare che una cosa del genere possa andare avanti, no? E dopo averci sperato e averci creduto, la rivista prende piede e insomma, dopo 10 numeri siamo ancora qui, riunisce insieme scrittori, poeti, fotografi, fumettisti, illustratori. In realtà inizialmente nasce come punto per ritrovo come ritrovo per poeti e scrittori, principalmente. Poi dopo ci siamo accorti, anche grazie all'intervento di una grafica particolare, di una grafica molto brava, interessante, che ci ha convinto, insomma, di fare un progettino un po' più particolare anche a livello Anche lei visivo, avellinese, se non anche mi lei sbaglio. avellinese, Fara Peluso. Ci ha convinto, insomma, a cambiare un po' la faccia della rivista. Quindi, insomma, è diventata una cosina, credo, più interessante. E quindi abbiamo dato spazio anche a illustratori, abbiamo dato spazio a facciamo una pagina centrale spesso con dei fotoreportage, quindi anche molto legati al territorio nazionale, perché chiaramente sì, la rivista nasce a Roma, ma la maggioranza degli scrittori, insomma, abbiamo avuto scrittori da qualsiasi posto, insomma, da Verona, da Trieste, da Firenze, da Bologna, quindi da Napoli, quindi insomma. Volevo chiederti, dato che ci troviamo in un momento particolare nel nostro paese, dove insomma, non, la crisi comporta tanti sacrifici, è stato detto più volte che con la cultura non si mangia. Voi credete che sia possibile, cambiare questa tendenza? E come vi sentite nei confronti di questa cosa? Non provate una sorta di frustrazione, no, nei confronti di questa visione un po' La distorta? Perché frustrazione è. fondamentalmente, come dicevamo prima con Pierangelo, la cultura non viene concepita come un prodotto, cioè, le produzioni culturali dovrebbero essere teoricamente concepite come tutti gli altri prodotti, insomma, che sono sul mercato. Invece molto più spesso gli artisti lavorano gratis e sono costretti a essere artisti a metà, insomma. Sì, in realtà la questione di non avere una retribuzione proprio dal lavoro che si fa, perché penso senza di lavoro sempre si tratta, perché il tempo che tu spendi per fare quello che fai è il tempo che sottrai comunque alla tua vita. E è chiaro che genera una sorta di frustrazione, ma sono delle regole di un gioco che accetti nel momento in cui capisci che quello è il tuo lavoro, per cui ti pesano relativamente, ma sostanzialmente tu lo fai, ti svegli la mattina, lo faresti in ogni caso. E come me, come Paolo, come tutti del resto, insomma, ci cerchiamo un altro lavoro, andiamo avanti, dividiamo la nostra giornata, barcamenandoci, comunque facendolo ugualmente. Se si potesse farlo come unico lavoro sarebbe meglio, ma va bene così, nel senso che non te ne fai un gravissimo problema. È chiaro che la cultura, la letteratura è un prodotto, perché quando mi sveglio la mattina, obiettivamente io produco qualcosa. E dovrebbe essere la cultura vista come un prodotto, e non è una bestemmia che la cultura sia un prodotto, perché un artista non produce aria, ma produce qualcosa di materiale, come un qualunque altro artigiano, ed è necessario che quello che fa, il lavoro che svolge, il prodotto che produce con le sue mani, debba essere valorizzato e considerato, non come un qualcosa di superfluo, come spesso la cultura viene considerata, come un di più, ma
ma come un elemento fondante della nostra società, un qualcosa che può obiettivamente cambiare. Volevo dire una cosa proprio breve, poi lascio la parola a Paolo. Questa di Pastiche è un'esperienza molto importante, non è solo un'esperienza interessante, è un'esperienza importante perché il nostro paese, ma il paese, tutti i paesi in generale, hanno bisogno di una controcultura e hanno bisogno comunque di questo fenomeno delle riviste indipendenti. È un fenomeno che non solo c'è, ma deve esserci. È importante per ogni persona che scrive, come nel mio caso, che lo fa proprio per mestiere, dare una mano in questo. È un obbligo che uno deve fare, deve portare avanti, perché sarebbe delittuoso, sarebbe terribile se esperienze come questa andassero a morire perché non c'è magari chi crede in questa cosa. Quindi bisogna assolutamente mettersi in gioco e farlo, perché è importante per la cultura del nostro paese in questo momento in particolare. Prima, poco fa, hai parlato di indipendenza, Pastiche una rivista indipendente. Che cosa significa per voi la parola indipendenza? Guarda, indipendenza significa per me che io riesco a fare qualcosa da solo. Cioè, ti spiego subito, Pastiche non ha fondi, cioè non è che noi riprendiamo oppure c'è qualcuno che ci dà dei soldi per fare questa rivista. Cioè, la rivista ce la facciamo noi, ce la paghiamo noi, ce la costruiamo noi, ce la fabbrichiamo noi. Quindi ce la scriviamo noi. Quindi, cioè, per me indipendenza significa solamente questo, riuscire a fare qualcosa. Se vuoi essere una persona indipendente, devi fare qualcosa. Semplicemente devi fare qualcosa e non lasciare, non dire, insomma, non cadere nei tranelli soliti in cui si chiude la cultura, capito? Che purtroppo lo sappiamo benissimo. La cultura, insomma, ha i problemi che c'ha. Non si vive di cultura, non si vive di letteratura, però non si vive di musica. Si può essere indipendenti anche non essendo autoprodotti. Cioè, è possibile che mantenere un'indipendenza nel frattempo non autoprodursi, perché non mi sembra nemmeno una cosa, insomma. Guarda, forse ho capito bella che gli artisti debbano autoprodursi. Ma vabbè, gli artisti, io, scrittori in questo io ho caso. Fatto una scelta precisa e insomma sono fiero della scelta che ho fatto, perché insomma amo l'arte a tal punto da dare pure la possibilità ad altri scrittori, ad altri artisti di scrivere delle cose. Però in realtà quando io ho deciso di iniziare questo progetto, è iniziato soprattutto perché avevo voglia di non essere censurato. Avevo voglia di dare la possibilità a scrittori come Angelo, come altri scrittori o come illustratori, di pubblicare realmente le cose che volevano pubblicare, di scrivere realmente le cose che volevano scrivere. Senza nemmeno tu fare una... No, io chiaramente un piccolo passaggio, un minimo di passaggio c'è, ma però senza storpiare il vero senso della poesia, di quello che volevano dire, di quello che vogliono scrivere questi autori. L'intento principale era quello. Io non volevo, cioè, volevo che non si censurasse la poesia e la letteratura. Quindi ho deciso di mettere su sto progetto. Fortunatamente non sto solo. Ci stanno persone che mi aiutano. Chiara Fornesi sta vicino a me, ci aiuta con la comunicazione, con la scelta degli autori e degli illustratori. Ci sta una grafica bravissima, che in realtà la veste grafica è importante. Da quando abbiamo cambiato la veste grafica, perché i primi numeri erano un po' più scarni. Molto più scarni, seri, insomma, molto più letterari, forse, se vogliamo usare pure questa cosa. Abbiamo dato un po' di spazio alla veste grafica, le cose sono cambiate, pure grazie a lei, e quindi ben venga. E poi in realtà un altro intento principale è quello di creare un gruppo, come dicevamo prima, in macchina, zoccolo duro. Cioè, mi piacerebbe creare un gruppo di scrittori, un gruppo di autori che, insomma, attorno a sta rivista hanno delle cose da dire e le dicono realmente. Cioè, no? E infatti una cosa molto bella che ho saputo oggi, peraltro, Pierangelo e Paolo fino ad oggi non si erano mai incontrati, hanno avuto sempre un contatto epistolare, no? È giusto il termine adatto. Più che altro redattoriale.
redattoriale, sì. Più poetico epistolare, però. È più poetico, ma meno esatto. è meno adatto. È meno ecco. Esatto. No, quindi è bello, ci scrivevamo, insomma, delle accorate lettere, ma ci scambiavamo dei racconti. È bello pensare che Pastiche ha creato, quindi no, non credo che sia l'unico con il quale degli scrittori, dei collaboratori della rivista con il quale non ti sei mai incontrato personalmente. Quindi è bello sottolineare, insomma, che Pastiche ha creato anche una rete tra scrittori che spontanea, poi fondamentalmente, perché sono arrivate, mi dicevi, in redazione, sono arrivate i contatti tramite internet, perché oggi abbiamo questa possibilità meravigliosa, internet non è il diavolo, e Facebook nemmeno, quindi se consente, se permette queste, certo, se permette queste collaborazioni senza doversi per forza spostare fisicamente, insomma. Quindi, cosa? Sì, no, ci siamo conosciuti perché in realtà sono stato molto incuriosito dalla rivista, perché la rivista è bella, per cui è normale che vedi un oggetto bello e ti ci avvicini e lo vuoi toccare, e quindi nel momento in cui poi ce l'hai tra le mani dici lo voglio anch'io e voglio far parte anch'io di questa cosa bella. È la bellezza di suo che porta le persone ad avvicinarsi. Ed è, tornando al discorso sull'indipendenza, cosa significa per me essere indipendente? Nella matrice della parola stessa, cioè il non dipendere, quindi cosa significa? Significa libertà, sostanzialmente. E questo tipo di riviste hanno nel loro DNA proprio la libertà. E torniamo al discorso di Paolo, cioè al fatto che comunque non si può censurare niente, ed è il bello di averla tra le mani, sai che comunque non ci sono filtri, se non l'unico filtro è estetico. In questo caso il mio rapporto con Paolo è un rapporto scrittore-editore, anche se Paolo è un artista a sua volta, ma sostanzialmente Paolo è il mio editore. Questa è una cosa, cambia essere artista ed editore dall'essere solo editore, quindi, cioè, è importante come ti approcci tu al ruolo di editore, essendo tu stesso un artista, uno scrittore. Cambia, però secondo me mi dà, c'è qualcosa di diverso, cioè... Sì, mi dà una visione diversa, in fondo... Più completa, probabilmente. È un problema, ma in realtà è una questione di capirsi, cioè c'è qualcosa che ci lega. Cioè, io capisco il lavoro che fanno. Non sono un semplice editore che sceglie il racconto e lo pubblica e basta, e dopo muore così sta cosa. No, io riesco a capire dietro il sudore sulla macchina da scrivere, perché pure io ci passo 10 ore dietro, perché la diciamo macchina che da scrivere. Pierando scrive con la macchina da scrivere, quindi volevo sottolineare. Sì. È importante sapere che chi sta dall'altro lato capisce cosa significa svegliarsi la mattina e farlo. Certo. Io, cioè, è questo che in fondo mi dà, forse, no, perché in realtà questo, con lui ci siamo conosciuti oggi ed è bellissimo, perché poi io, insomma, l'ho invitato, lui è venuto, meglio ancora, più bello ancora, però pure con gli altri autori, con gli altri artisti, pure se tramite internet c'è un rapporto bellissimo, cioè ci... condividiamo delle cose, condividiamo arte, ma non solo, perché poi, insomma, si instaura un minimo di rapporto, perché poi l'arte, la bellezza dell'arte è questo, crea questo filo rosso che non è solo arte, ma anche vita, è anche natura, è anche terra, è anche territorio, è anche, voglio dire, se oggi sto qua è pure grazie ad altre persone che mi hanno fatto capire l'importanza del territorio, e oggi sto qua, e ho chiesto a te di venire qua, perché... sento dentro, capito, che è importante per me stare qua, ad Avellino, dove sono nato, dove... Quindi capisco benissimo poi tutto il lavoro che fate voi e che avete fatto, e mi fa piacere. Infatti volevo soffermarmi un attimo e chiederti proprio una cosa sul nostro territorio, insomma, perché come te anch'io sono andata via per motivi di studio, e anch'io nel mio piccolo pratico l'arte, la musica. Tu sei un artista poliedrico, non sei solo uno scrittore, sei, come si vede qui, sei un pittore, possiamo dire pittore, no? Perché sei quasi informale, un imbrattato. Sei peraltro un ottimo musicista e sei uno scrittore, quindi volevo chiederti proprio questo sul nostro territorio. Tu sei andato via per, non solo per motivi di studio, ma credo anche per cercare stimoli artistici che forse nella capitale sono di più rispetto alla nostra città. Credi che sia possibile nell'immediato futuro
o in un futuro non troppo remoto, che Avellino subisca una rivoluzione culturale tale da poterti permettere di tornare e di esprimere anche la tua arte, quindi non solo di... Sai, io non ci credo troppo alla cosa delle rivoluzioni, cioè è difficile che le rivoluzioni nascano dal basso, soprattutto perché ci vuole la popolazione, ci vuole la gente che sta con te, ci vuole... E poi ci vogliono pure i fondi, quindi ci vuole non solo, ci vuole chi ti aiuta a farla sta rivoluzione, e poi ci vuole la gente che ci crede. Quindi, sai, rivoluzioni sono parole che abusate. È una bellissima parola, però. Bellissima parola, quando non, so. È, non è violenta, insomma, in questo caso sarebbe una rivoluzione. Ma guarda, io paradossalmente, ma guarda, forse dico una cosa un po' così, però paradossalmente credo che forse abbia più valore quella violenta che nemmeno quella in certi casi, non lo so. Non lo so, ho detto una cosa un po' così. Però no, no, perché penso, capito, quando a Genova hanno criminalizzato i Black Bloc, oppure quando hanno fatto morire il social forum. Quando quelle sono persone come noi che hanno delle cose da dire che non gli hanno fatto dire e l'hanno fatte, capito, hanno sofferto e continuano a soffrire ancora oggi. Quindi vabbè, insomma, questo è totalmente un altro discorso. Rimanendo su Avellino, però, perché Avellino è una realtà molto particolare. Sì, io nel senso, non credo che credo che le cose si possono fare, cioè voi con Elementi siete una dimostrazione, noi con Pastiche ne siamo un'altra, però perché nasce una cosa del genere? Perché ci sono le persone che ci credono, cioè che non solo ci credono a livello sentimentale, a livello spirituale, ci credono pure a livello economico, ci mettono pure la faccia, i soldi, la tasca, capito? Io sto con 5 euro in tasca, però ho speso tutti i miei soldi per fare la rivista, cioè. Quindi sì, ci credo alle rivoluzioni, basta che ci sta qualcuno che le fa, cioè io la faccio la mia rivoluzione, poi ci sta qualcun altro che la vuole fare insieme a me, ben venga, se no, cioè, sai, sennò muore tutto un po' così. E invece tu, Pierando, sei sempre campano. Sì, originariamente sì. Napoli, mi dicevi prima, non è tanto diversa dal nostro territorio, a livello di produzione culturale e di spazio, no? Ai giovani e alla cultura. Spazio perché è un po' più grande il posto, ma in sostanza l'importanza che si dà a certe cose è uguale. Tornando al discorso sulla rivoluzione, la rivoluzione è una parola bellissima, e perché la rivoluzione è come la poesia, la rivoluzione è ovunque. Se per rivoluzione non intendiamo un macrosistema ma anche un microsistema, la rivoluzione può essere veramente ovunque, dove uno la riesce a riconoscere, come la poesia del resto. Perché per rivoluzione io intendo, ma non è che io intendo, la rivoluzione è un cambiamento radicale di qualcosa. Esatto. Qualcosa che c'era e che non ti piace lo cambi. Anche conoscere qualcuno e innamorarti di quella persona è una rivoluzione. È la tua rivoluzione. Quando è la cosa, volendo fare dei voli pindarici sostanzialmente, una delle domande più strambe, ma anche una delle domande più ricorrenti che ti si fa, è a che servono i libri, a che serve scrivere? O anche se i libri in generale possono cambiare il mondo, e quindi torniamo alla rivoluzione. Ci ho pensato un sacco di tempo e per tanto tempo dicevo non credo proprio, francamente. Poi dopo ho capito in realtà che ci sono dei romanzi. Non è immediata, ma nella sua non immediatezza può trovare una sua enorme durata, può essere molto più duratura, no? Perché i libri in generale possono insegnarti a vedere le cose da un punto di vista diverso, quindi cambiare la tua prospettiva. Faccio un esempio proprio piccolo piccolo. Quando resti sulla strada, che è un libro a cui sono molto legato, mi è stato poi dopo difficile, e lo è ancora adesso, guardare la strada con gli stessi occhi, cioè la distesa d'asfalto, la lingua d'asfalto con gli stessi occhi di prima. È una grande rivoluzione, piccolissima a livello sistemico, ma è molto grande del mio piccolo sistema, mi ha cambiato la vita, sì, in quella piccola porzione, quindi può cambiare il mondo, sì, perché alla fine se siamo in tanti a cambiare questa cosa. Questo, insomma, in realtà sto libro che hai citato ha cambiato la vita, ha cambiato realmente poi la vita di milioni, di milioni di persone, quindi insomma, non è che ha citato una cosina. Sì, infatti. Però, la rivoluzione si fa sempre, si può fare, cioè la rivoluzione c'è sempre. Come la poesia e come la bellezza, la rivoluzione ci accompagna costantemente. Nascere e far nascere qualcosa è un atto rivoluzionario. Bellissima questa espressione, quindi dopo questa espressione poetica della rivoluzione vorrei lasciarvi alla lettura. Vorrei fare ascoltare, insomma, un po' di vostra produzione letteraria. Quindi vi lascio il microfono e vi presentate da soli. Vabbè. Con queste facce.
un minutino che sistemiamo tutto. Vabbè, inizio io allora da padrone di casa. Io leggo un po' di poesie e poi Pierangela vi leggerà un racconto che ha pubblicato tra l'altro pure sulla rivista. Sono stanco di considerarmi socialmente accettabile. Voglio essere una puttana, un ladro, un poeta, un guerrigliero, una belva. Voglio scarnificare l'immaginazione fino all'inverosimile. Voglio deludere mio padre e, se necessario, battere con mia madre. Sono stanco di questa smania del socialmente presentabile. Voglio barba e capelli a riscaldarmi la testa. Voglio rompere teste. E non voglio niente di più di quello che mi merito. Chiunque dovrebbe avere quello che si merita. E se pensate che questo sia qualunquismo, fatevi da parte, perché non avete idea di cosa sia la democrazia. E se è necessario, voglio incularmi la democrazia. Voglio prendermi in giro. Voglio scrivere poesie. Voglio girare film porno e battere i marciapiedi del mondo. Voglio perdermi nel nebbia che avvolge le montagne. Voglio essere un albero, un fiore, un sentiero. E se necessario, improvvisare versi riferibili e fare a pugni con chi del buon senso ne ha fatto una bandiera. Sono stanco. Sono stanco di far finta che tutto sia normale, che sia normale morire investito da un'auto, che sia normale pagare 30 anni di mutuo, che sia normale lavorare come uno schiavo, avere il culo stretto, il vestito firmato, che sia normale la censura e l'abuso di potere, il governo tecnico e il caccio scommesse. Sono stanco. Stanco dei soliti triti tabù e mi dibatto come una scarica di rosso nel cielo blu. Cani latranti nel mio stomaco, eruttante come un vulcano. Cazzo, ho bisogno d'altro. Ho bisogno che il mondo ha bisogno d'altro. Ha bisogno di sapere come stanno realmente le cose. Voglio lanciare fulmini e saette come un fottuto dio scontroso. Voglio degenerare come un amore insostenibile mentre gli amici muoiono e quelli che restano a stento sopravvivono. Sono pochi quelli che se la ridono, sono pochi quelli che se la spassano e ormai sono in pochi quelli che credono al futuro. Sono stanco di far finta che tutto sia normale. Questa notte mi sembra la notte giusta per una confessione anormale. Disturbata, a lume di candela, fiamma sacra. Voglio essere una puttana, inculatemi, un operaio in lotta col padrone. Un cavo scoperto, un poco di buono. Voglio scopare fino alla tragedia, voglio scoparti. Viaggiare come un'anacoreta, sorseggiare ducchi d'ebbrezza. Vivere il dolore senza lacrime di coccodrillo, se necessario. Stuprare con ogni mia fibra la logica degli avvenimenti, emozioni che mi sfuggono, tormenti. Voglio delirare come velava incandescente e, se necessario, difendermi coi denti. Grazie. Cambiamo tono, va? Questa è una piccola dichiarazione d'amore, va? E chi vuole capire, capisce. Mi siedo, ma non resisto. Le gambe protestano. Ti seguo per la strada maestra, fin sopra i più alti cucuzzoli da Everest innevato di festa. E ti insemino con le mie gesta, anche a richiesta, da cavaliere provenzale sbuffante frasi moleste per i tuoi capelli neri e ricci, come tante piccole micce, e mi confondi con le tue tette alticce, momenti godericci, da succhiare come ghiaccioli al limone, gocce di piacere a spasso sul tuo fondo schiena. In catene ti appartengo, in catene mi appartieni, come una falena bagna nel suo gladiolo, come il miserabile al suo bugigattolo. Sono il tuo giocattolo, sono il tuo scoiattolo, il tuo mostriciattolo, e non c'è scusa che tenga, niente vane promesse. Un raggio di luna ci coglie di sorpresa, intesa, afrodisiaco, viaggio intorno al mondo, stanza da letto dove annullarci, sprofondo tra le tue cosce come un delfino tra le onde, sguazzo libero e ingordo come un cazzo di balordo, sogno ad occhi aperti il tuo grazioso mappamondo, balcone su cui affacciarsi per goderne a fondo, rotonda rotondità che rende vago il mondo e mozza il mio respiro. E allora
ancora. Allora sospiro, mi siedo, ti aspetto e agogno il tuo gentile fondoschiena come fossi una barchetta gretta, rotta, ma ridotta, che naviga nel cuore della notte in cerca del suo porto. Semino nel cuore del tuo orto, altro che morto. Contorti i miei pensieri, fanno pensieri strani, libidinosi, volgari, e non ci resta che volare verso altezze lunari. Magari prima ceniamo e magari dopo beviamo qualcosa di scuro, sicuro, semiduro, contro il muro, carburo. Ti sussurro frasi spinte, non mi scappi, ti stappo, mi stappi, ti strappo, mi strappio dell'ottimo Chianti, nettare da chiromante, ti insacco come un centravanti, ti mangio come un croccante, fatina fatale dagli occhi verdi come un'anta. Chiusi, chiusi nell'armadio, facciamo quattro salti, svelti, sciolti, sussulti, facce stravolte, godiamoci il momento, scopiamo come ricci, attaccaticci, la notte ancora giovane per fare i soliti capricci, niente chiacchiericci, niente pasticci, ti stropiccio, mi stropicci, come due viticci attorcigliati i nostri corpi unticci, rossicci, sogno che si avvera, nella notte nera nera, dolce cioccolatiera, memorabile crociera, pillola speciale che indura la mia collera. Grazie. Mascia a lui. Ok, sì. Allora, io vi leggerò un racconto molto più semplicemente che è stato pubblicato su questa rivista e penso fosse il caso di farlo. Prima di iniziare è necessario che io faccia una piccolissima nota introduttiva. Allora, siamo nel 1967, che sostanzialmente gli anni 60 in America sono stati un anno eccezionale per la poesia, un anno, ma non in America, nel mondo, un anno veramente irripetibile. Prima di quello c'è stato solo l'Ottocento tedesco, perché era un momento in cui i poeti avevano un carisma particolare, così particolare da essere quasi delle vere e proprie rock and roll star. Perché insomma, sostanzialmente su una rivista sulla copertina di una rivista come Rolling Stone, io Gadda non è che ce lo vedo, ma Kerouac ce lo vedo e penso di avercelo anche visto. Perché quello era un momento particolare in cui reading come questo attiravano molta molta gente. E il racconto parla di un ragazzo, la nostra voce narrante qui non è, il cui nome noi non conosceremo, ma è un ragazzo molto giovane che ha questo sogno di incontrare i suoi eroi, che sono in questo caso i poeti beat, e quindi parte. L'unico vincolo che aveva era la sua ragazza, che era malata, ma di una malattia che non conosciamo, ma sicuramente una malattia mortale, forse un cancro, e lei rifiuta le cure, e quando questa muore lui non ha più vincoli, non sono sua madre o suo padre, ed è libero di andare. E fa una di quelle cose che forse non andrebbero fatte proprio mai, cioè incontrare i propri eroi, perché poi quando li incontri li trascini necessariamente da quella specie di iperuranio in cui li avevi collocati, li trascini sulla terra, e proprio la terra non è il posto adatto per gli eroi, perché gli eroi devono stare in un posto sospeso, perché quando diventano umani diventano simili a te e hanno un sacco di debolezze, e quando lui li incontra si rende conto di queste debolezze. In questo racconto, nella fattispecie, noi parliamo di, o meglio, ho deciso io di parlare di un uomo, cioè di uno dei protagonisti di questa generazione, di questa beat generation, che è un esponente, se vogliamo, minore, cioè Gregory Corso, perché era forse troppo facile parlare di Allen Ginsberg se parliamo di poeti, ma Gregory Corso aveva una sua personalità ed era consono a quello che è il racconto che sto qui per leggervi. E incontreremo anche un'altra persona, cioè un uomo, Ned Baraskin, il quale è un pedofilo, e l'intenzione del racconto è quella di anche mostrare certe debolezze sotto un'altra luce, o almeno io ci provo. Il racconto si chiama Ho sparato io a Gregory Corso, che ha anche senso, che conoscere i propri eroi è un po' come ucciderli sostanzialmente. E quindi il racconto fa precisamente così. Ho sparato io a Gregory Corso. Capirai che non sono io, che non sono lo stesso che non hai trovato nel letto quel giorno, 3 mesi dopo la morte di Kirsten e il mio 17° compleanno. Erano giorni in cui non avrebbe dovuto piovere, ma piove tutto il tempo. Lei era già malata, siccome rifiutava le cure, aspettavamo che arrivasse il giorno. Teneva la testa china sul mio petto, come stare distesa all'ombra dell'albero della mia melancolia. Sognava il giorno che la luna fosse bianca come di cristallo, per propiziare. Io non ci vedo molto bene. Sognava il giorno che la luna fosse bianca come di cristallo, per propiziare quel rito che le premeva la fantasia. Ci sentivamo in grado e in diritto di fare del male a tutti, nei modi più opportuni. Era il nostro modo di farci spazio sulla terra, un lungo 1934, guidati dal furore di quel destino, il suo,
che sentivamo ingiusto, ingiustificabile. Non sentivamo materno nessun luogo in quei giorni in cui non avrebbe dovuto piovere, invece pioveva. Volevamo estati d'autunno per indossare fuori stagione i nostri vestiti più leggeri. Parlava con in bocca i suoi 20 anni, sognando i suoi 20 gradi, con addosso alla parete i 20 occhi, toccandosi i 20 milioni di capelli. Sembrava una lenta corsa, fermi osservando la pioggia. Sarebbe stata molto presto la luna propizia, quella di cristallo dove correre per trovare in attesa, col broncio, quella vita infinita uguale a noi. Dopo la sua morte sono partito. 7 mesi vanno pesati ora su ora. Solo così, dicevamo, solo così si può fare un'idea. Voglio parlarti del vecchio Ned, che era diventato cieco da poco e accendeva ancora la luce quando entrava, e certe volte, quando già era accesa, inavvertitamente la spegneva. Era la prima cosa che faceva quando sulla pelle sentiva che il sole era scomparso. Sembrava non volersi rassegnare, come se fosse possibile nascondere questa sua debolezza alla gente. Che non lo sapevano, non era vero. Se ne vergognava, voglio dire. Un conto è che uno ci nasce con una cosa, un conto è che ci diventa senza incidenti. Il vecchio Red Baraschi temeva che il circondario pensasse che la sua senile cecità fosse il frutto maldestro di una relazione amorevole e costante con l'autoerotismo consumato in pornosale di periferie. La cosa bella è che ci andava ancora, anche se non li poteva vedere gli uomini nudi. Non gliene importava. Anche prima, del resto, spesso chiudeva gli occhi e cercava di concentrarsi sui rumori, sui rantoli e sui sospiri, che erano la cosa più eccitante per lui. La sua sciagura, certo meno fatale, me lo faceva sentire vicino a me, vicino a Kirsten, e me lo rendeva vicino, comprensibile. La vita si accanisce talvolta sugli esseri umani come a voler stabilire un potere superiore. Il buon Baraschi era omosessuale, sempre stato omosessuale, ma era cresciuto in un mondo in cui era meglio non parlarne, e così aveva preso moglie. Quando morì lui non batté ciglio. Gli piacevano i bambini, non credo che sua moglie lo sapesse. Lui se ne vergognava perché sapeva che non gli piacevano nel modo giusto. Anche per questo non si applicò mai per averne di suoi. Temeva che non sarebbe riuscito a controllarsi. Osservavo il vecchio Ned e mi dispiaceva. Provavo per lui quel particolare tipo di pietà che, se uno lo prova per te, tu non ti puoi offendere. Una pietà antica, latina, una dolce pietas che lascia entrare Dio, la famiglia e l'amore sconfinato e la compassione. Ho imparato che devi conoscerle bene le persone prima di farti un'idea, per poterle pesare bene qualunque cosa si dica di loro. Temevo che quello sui bambini fosse il peggior delitto che un uomo adulto potesse commettere. E anche il desiderarlo, forse di per sé, non troppo diverso dal farlo. Perché ti immagini che i pedofili siano degli orchi sempre pronti a mangiare i pargoli e che per questo motivo stiano sempre lì a guardarti con occhi strani, lascivi, occhi da scandaglio. E invece io al vecchio Ned Baraschi non lo potevo vedere morto, non lo volevo giustiziare. Jack e Allen non stavano più tanto assieme, si erano persi di vista. Jack era il grande eroe, ma aveva il cuore scuro, era tormentato. Talvolta da niente o da cosa che ingigantiva solo lui. Non vuole quello che vogliono tutti. Lui vuole una fortuna diversa, più timorata, e dal suo punto di vista Allen e gli altri sono solo degli arrivisti del cazzo. Jack vuole scrivere i suoi libri, raccontare la sua versione della storia e poi starsene in disparte, con il ricordo di sua madre, la sua terza moglie e i suoi pochi soldi, in pace. Vuole la sua leggenda tutta raccolta in un solo immenso volume, come un'enciclopedia che parla solo di lui e di quello che ha fatto. Ma questo non è ancora successo, e credo che sia l'unico motivo per cui ancora non è morto in pace, per cui ancora resiste. Allen tiene corsi, parla come un vecchio predicatore. Io me ne stavo spesso in disparte, ed essendo nuovo del gruppo, preferivo tacere, imparare, capire, amare. Ho capito questa cosa dell'amore, del flower power, del fare le cose con flemma, di imparare a non fare talmente niente, così che le cose finiscano per succedere per te. Il bruciare freddo e caldo, e Gregory, che stava cambiando, ormai non più giovane. Non era più fuori di testa e gli altri glielo rimproveravano. Eri grande un tempo, l'avevo sentito dire a Gary Snyder. E lui si era rabbuiato, un po' seccato, perché grande lui sentiva di esserlo ancora, solo in maniera diversa, più matura. Non si resta giovani per sempre, non si possono volere per sempre le stesse cose. Io lo capivo, il che magari suona strano data la mia giovane età, ma insomma io ci ho parlato e mi è sembrato di capire la sua posizione. E forse con me ci parlava proprio perché ne ero fuori. Una volta, fumando una sigaretta, mi parve volersi sfogare un secondo e mi disse come la pensava, come credeva di evolversi, che non erano più gli anni della bomba e le cose erano cambiate radicalmente da allora.
In ogni caso io non c'ero quando lui si comportava come un pazzo e urlava per tutta San Francisco, e quindi non posso capire quanto ai vecchi amici mancasse quel Gregory. Tutti loro avevano passato del tempo a scrivere di loro stessi, e se non lo avevano fatto del tutto, ci aveva pensato Jack a riempire a modo suo i vuoti. Così erano diventati dei personaggi più che uomini vivi, di carta ed eterni più che di carne e mutevoli. Sarebbero sempre stati Jack l'eroe della strada, Gregory il furfante poeta, Bill Bull il tossico di Città del Messico, Allen il profeta, Neil il pazzo scopatore. E così viene da chiederti: che cazzo hai fatto, Jack? Hai reso tutto questo vivere inutile? Hai reso tutto questo cambiare impossibile? Tutta questa saggezza a tempo perso? Io stesso spesso facevo fatica a riconoscere i miei eroi, quelli di cui avevo letto prima di partire. Non li trovavo in questi uomini in conflitto, in questi pupazzi ridicolmente scivolati a vestire gli scheletri dei loro armadi. Ho cercato e trovato quegli eroi di cui mi vedevi sempre leggere. Sapevi che li preferivo e mi conservavi gli articoli sui giornali. Sapevi che era una mia passione, che non potevi sapere, ma non potevi sapere che li avrei preferiti a tutto tranne che a Kirsten, che era troppo malata e non poteva seguirmi. Lei era l'ultimo e unico freno, non tu, non la mamma, ma lei. Dopo non ebbi più motivo di esitare. Lasciai un piccolo biglietto come un lampo vigoroso e solo. Squarcia il cielo e capirai che sarà pioggia a farti compagnia. Io sono stato loro così tante volte. Io sono stato vestito come loro così tante e sprecate volte e detto quello che loro avevano scritto milioni di imbarazzanti volte. Poi ho capito che mi ero sbagliato. Avevo vestito d'angeli, corpi senza ali e coperto di luci natalizie, scheletri quaresimali. Poi una notte il vecchio Ned Baraschi fu picchiato quasi a morte. Aveva il sangue rappreso sulla faccia, gli occhi gonfi e respirava a fatica. Non volle che lo accompagnasse all'ospedale, mi disse solo di lasciarlo stare nel portone del palazzo dove lo avevo trovato. Lo vidi tremare tutte le volte che le luci delle macchine a intermittenza lo illuminavano per un secondo. Mi disse che era stato Gregory Corso, che lo aveva picchiato perché era ubriaco e chissà, forse Ned gli aveva fatto delle amanti. Sembrava gli spari di qualcosa. Quindi forse a tema, che lo so. Quella notte stessa rubai la pistola dal mio coinquilino e lo andai a cercare. Volevo dimostrare che fosse ancora pazzo. Lo trovai che si vantava in un bar di aver sistemato per bene un uomo, che era un poeta e tutto, diceva urlando, gli doveva essere perdonato. Mentre tornava a casa lo seguì e poi gli sparai, senza pensarci. Uccidere i propri eroi non è diverso che dimenticarli. Li abbandoni e li senti appassire, come il fiore da vaso che muto si accartoccia per assenza di cura. Ho capito che fosse giunto il tempo di tornare la mattina successiva appena sveglia. Era finito il tempo di rincorrere questi leoni sbiaditi. Non mi aspetto che tu capisca, 7 mesi sono dovuti passare senza che mi facessi sentire. So che tutto non sarà come prima, che hai pianto, e so che tutta l'amarezza, come tra amanti traditi, tornerà ancora a palesarsi ogni volta che ci sarà un litigio. Mi piace pensare che sarò pronto ad affrontare tutto questo. Ho sciupato parole che non mi appartenevano e malnutrito sentimenti che credevo intramontabili. Ho culato cariatidi di carta e sogni bruciati nel tempo, intanto che io non c'ero. Non ho spremuto un solo verso da tutto questo e forse ci sarà un tempo in cui riuscirò a venirne a capo. Ho riscoperto la voglia di tornare e forse è questo quello che volevi. A presto, tuo figlio. Grazie. Molte grazie, è stato veramente, veramente un piacere farsi un po' di un'oretta di pullman ad essere qui. Davvero grazie Paolo, grazie a tutti, molto piacere. Grazie alla rivista Pastiche, grazie a Paolo Battista e Pierangelo Consoli, che peraltro proprio da poco, insomma, si è chiuso il premio La Giara, no? Se non mi sbaglio tu sei stato uno dei finalisti del premio della RAI, quindi abbiamo qui dei talenti veri, campani, nel caso di Paolo addirittura irpini, e Elementi è questo, vuole promuovere tutti i lati della cultura indipendente, della cultura che è rivoluzionaria, questa parola ritorna, e insomma, Elementi ringrazia Pastiche e spero che ci siano altre occasioni per condividere la lettura insieme. Grazie a voi di essere stati qui, grazie.